Lascia stare le bacche, guarda che papà sta andando. Papà, noi. Montagne con la neve. Guarda le montagne lì che hanno la neve. No, guarda lì, guarda la montagna lì che ha la neve, la vedi? Cos'è quella? La neve. Arriva anche qui quest'anno la neve. La neve, sì, l'ho vista, amore. Arriverà anche qui settimana prossima, pochina settimana prossima, dicono. Andiamo, dai. Upi! Dai, tirati su, forza, che ce la fai. Che fatica. Vai. Dove la prendi tu? Vai da papà adesso. Oh, ok, vai. Stiamo testando il nuovo abbigliamento tecnico. Intimo termico con calzamaglia. Sovrapantaloni. I guantini, vabbè, adesso li togliamo, vero? Giacca termica, pile, e si va. Adesso andiamo a vedere se questi pantaloni come sono dentro il fango, vero? Ok, andiamo, dai. Qui ci sono già circa 4 gradi, magari nelle ore più calde 7-8 gradi, nei giorni in cui va bene 12, ma li vediamo di rado ormai. Fuori, bravo, Aiuti il pulisci papà? A fare questo lavoro? Papà? tutto il Papà torrentello. Eric, che lavoro hai fatto qua? Mi sono ghiacciato le mani. No, abbiamo scavato in realtà era già scavata naturale. Abbiamo ripreso l'acqua dalla fonte, abbiamo fatto un piccolo abbeveratoio naturale per i nostri cavalli, visto che non volevamo più bere dal secchio di plastica. E pian piano stiamo scavando tutto il ruscello utilizzando quello che era un vecchio ruscello scavato da quanti secoli fa, e pian piano stiamo ricoprendo di sassi in modo tale che anche questo inverno rimanga coperto dalla neve, speriamo che non ghiacci, e lo stiamo riportando al vecchio torrente che è in secca ormai da, non so, da quello che dicono in paese da parecchio tempo, neanche si ricordano. Quindi stiamo un po' ripristinando questo pezzettino di bosco, pian piano. E poi lo utilizzano i nostri animali. E Nocco mi dà la mano a levare tutte le foglioline che tutti i giorni cadono dentro il mio torrente. Vero? Aiuti anche papà a distruggere tutto. Fai vedere come si pulisce l'acqua dalle foglie. Leva tutte le foglie, come fa il papà? Come? Così? Guarda papà. Questa è la foglia, questa è la foglia, questa è la foglia, questa è la foglia. Bravo, pulisci tutto. Ah! Bagno, certo, è fredda l'acqua. Dopo metti i guantini, ce li ha la mamma i guanti, dopo li metti su, sì? No, perché se poi li bagni non puoi più rimetterli su. Adesso giochi, dopo quando hai finito di giocare la mamma Che ti mette i belle radici che guantini, si va stanno, bene? le radici che si stanno pulendo. Hai fatto vedere le mie radici che si stanno pulendo? Bravo! Possiamo fare un ASMR. 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 No, papà, tutte le mani bagnate. Poi qua, dove nasceranno un sacco di girini. Vuoi fare le riprese tu? Tu sei un Poi videomaker. qui dentro, l'Alessandra, non lo sa, ma nasceranno un sacco di rane rospi. Aspetta, amore. E soprattutto nasceranno le salamandre che vivono E qui. la mamma ha paurissima delle rane. E qua da Lo so vedere che è strano, come ma. sabbia. Sabbia, è proprio sabbia. Che probabilmente qua una volta scorreva già acqua, quindi è tutto sabbia qua. Guantini nell'acqua e mani si gelano, eh.
Si scivola. Andiamo, andiamo. Andiamo. È duro, sì, perché c'è il ghiaccio. È duro perché è ghiacciato, sì. Fa freddo. Wow. Com'è, fredda? È freddo il ghiaccio? Sì. Adesso si scioglie però, eh. Lo sai che se lo tieni nella manina si scioglie. Supportare il nostro progetto, vienici a trovare, ci troviamo in provincia di Bergamo, oppure condividi i nostri video, metti mi piace, iscriviti al canale, in questo modo supporterai il nostro progetto e ci darai un pochino di incoraggiamento per andare avanti. Ciao!